radunerò da ogni terra. Vostro suolo vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Se è troppo mi allontano.
tu lo sai una cosa? Che lui prima di morire, 20 giorni prima, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi aspergerò con acqua pura ed io vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi aspergerò con acqua pura ed io vi purificherò e voi sarete purificati. E darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù che ha vinto la morte, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, tutti noi siamo come Lazzaro nel Vangelo. Avvertiamoli la vita e il peso della morte e da credenti nutriamo la speranza
di passare dalla morte alla vita. Gesù ha promesso: chi crede in me non morirà, ma vivrà in eterno. Invochiamo la benedizione su quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della Dio onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato. E con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero nel Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché
il Signore è la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse:
Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questa, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andato incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire per seguirlo, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Allora Gesù, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore, ecco colui che tu ami è malato. Così abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni. Potremmo dire: Signore, la mia famiglia è malata. Signore, sto per separarmi. Signore, non sostengo più questa situazione. Emana già il cattivo odore della morte, come abbiamo ascoltato per la morte di Lazzaro. Già manda cattivo odore. Non so se avete mai avuto modo di sentire l'odore della morte. Quando ero ragazzo mi è capitato, non una volta, di avere la fortuna di sentirlo, in varie occasioni. È un particolare che qualcuno forse lo riterrà macabro, ma è un particolare vero: l'odore della morte. Vero perché ti rendi conto che un morto emana un odore. E un odore di per sé, paradossalmente, è qualcosa di vero, di vivo. Di per sé, qualcosa di morto non dovrebbe emanare odore. Questo odore, però, ti disturba.
E sapete perché? Perché la morte è un'anticreazione, anche se per molti invece è la fine di tutto. Quanti di noi, per nascondere il cattivo odore, come si faceva nel Medioevo, il cattivo odore delle nostre morti, il cattivo odore delle nostre solitudini, il cattivo odore dei nostri egoismi, il cattivo odore delle nostre ostinazioni, il cattivo odore del nostro orgoglio, usiamo, come fanno tanti giovani oggi, quei profumi disgustosi che servono solamente a mascherare chi siamo. Eppure, Lui, che è il buon odore, come dice San Paolo, noi abbiamo il buon odore di Cristo, Lui non si muove, vede tutto questo, vede le nostre puzze, ma non si muove. Si trattiene ancora 2 giorni. I Suoi interventi risultano sempre sfasati rispetto alle nostre esigenze. Lui non si giustifica né ci rimprovera per i nostri sfoghi, le nostre proteste, anche le più violenti. Gesù, il profumo, non si muove. Si limita a ripetere ad ognuno di noi: se credi vedrai la gloria di Dio. Ma non stabilisce una scadenza, non precisa un modo. Credere è al presente. Se credi, non se crederai, se credi, mentre vedere riguarda il futuro. Nello stacco tra questi 2 verbi, uno al presente e l'altro al futuro, si colloca la speranza cristiana, che, come spesso ripetiamo con il filosofo, è la passione per ciò che è possibile. La sorpresa, l'imprevedibile, addirittura l'impossibile si concedono esclusivamente alla fede. Dio deve essere Dio per noi prima, non dopo. La situazione è occasione per superare i conflitti, stiamo dicendo in questo mese di marzo, e ormai oggi lo ripetiamo nell'ultima domenica di Quaresima, quando non riesco più a capire che l'altro non mi appartiene, ma mi è donato dall'amore, quando non c'è più gratuità nelle nostre relazioni, quando non riusciamo più a realizzare quella comunione custodita nella vocazione dell'uomo e della donna, allora chiediamoci: chi è venuto prima? L'odore o il profumo? Prima, nella solitudine, nell'abbandono, nello strazio, nell'amarezza più disgustosa, nella mancanza di ogni conforto, crediamo al suo amore e poi vedremo la sua manifestazione. In tante esistenze inaridite, su famiglie spente, si poserà lo Spirito, come ci ha detto Ezechiele, che investe, scuote, solleva, mette in piedi. Lo Spirito è vita, ci ha detto San Paolo ai Romani, ed è artefice delle nostre possibili risurrezioni. Insomma, grazie allo Spirito abbiamo la possibilità inaudita di lasciarci la morte delle nostre famiglie dietro le spalle. Il cattivo odore non ci appartiene più. Vuoi superare i conflitti che, se permangono, conducono alla morte? Prima lascia agire lo Spirito. Solo lo Spirito ti permetterà di sentire il buon profumo di Cristo. E che cos'è questo buon profumo di Cristo? È il profumo della comunione con Lui e della comunione con gli altri, della comunione tra noi. Amen.
La vita si è fatta carne ed ha fatto diventare figli di Dio coloro che credono. Con questa certezza rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, credo, amen. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, credo, amen. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, credo, amen. Padre, il Signore Gesù, risuscitando Lazzaro dalla morte, ha rivelato di essere venuto perché gli uomini avessero la vita e l'avessero in abbondanza. Libera dalla morte tutti i tuoi figli rinati nel battesimo e che cercano la vita nei tuoi sacramenti. Per mezzo del tuo Spirito datore di vita, comunica loro la fede, la speranza e la carità, perché vivano sempre uniti a te, abbiano parte alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Padre, tu accogli ogni nostra sofferenza e ogni nostra pena. Tu hai esaudito la richiesta del tuo Figlio Gesù per Lazzaro e continui ad avere compassione di noi. Per questo ti affidiamo le nostre preghiere dicendo: donaci, Signore, uno spirito nuovo. Donaci, Signore, uno spirito nuovo. Padre, sostieni la Chiesa e chi la guida, perché accolga nella speranza e annunci nella pazienza il tuo Vangelo di vita. Donaci, Signore, uno spirito nuovo. Padre, tu sai che la società in cui viviamo è schiava di un egoismo che genera più morte che vita. Fa soffiare di nuovo il tuo spirito creatore, la nuova creazione, perché ogni uomo sia liberato dal fetore della morte e torni a respirare con il tuo alito di vita immortale. Noi ti preghiamo. Donaci, Signore, uno spirito nuovo. Padre, tu usi bontà e misericordia verso quanti ti invocano. Guarda a quanti si accosteranno al sacramento della confessione e anche a coloro che lo desiderano ma non possono a causa di questa emergenza. Mostra loro le vie della vita. Noi ti preghiamo. Donaci, Signore, uno spirito nuovo. Padre della vita, il Signore Gesù è la nostra risurrezione. Accogli nella gloria del paradiso i fratelli e le sorelle che sono morti per l'epidemia e consola i loro familiari che sono stati separati da loro. Noi ti preghiamo. Donaci, Signore, uno spirito nuovo. Padre, il Signore Gesù è scoppiato in pianto per la morte dell'amico Lazzaro, condividendo il dolore di Marta e Maria. Rendici sempre attenti alla sofferenza degli altri per aiutarli a vivere e sperare in te. Noi ti preghiamo. Donaci, Signore, uno spirito nuovo. O Signore, tu non hai voluto lasciarci in balia della morte e della tristezza che essa provoca. Deponi nel nostro animo fiducia e speranza, perché non dubitiamo della tua vicinanza nel tempo della prova. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. Amen. È bello parlare di Cristo, mi sembra d'essere un profeta. Mi
sembra d'essere un profeta. Io leggo nei tuoi occhi, fratello, che mi ascolti, un desiderio di risurrezione. C'è posto anche per te, fratello mio. Fa un passo avanti e lui ne farà cento. Fa un passo avanti e lui ne farà cento. È bello parlare di Cristo. Mi sembra d'essere un profeta. Mi sembra d'essere un profeta. Io leggo nei pensieri, fratello che m'ascolti, e chiedo ardentemente al mio Signore, fa che non resti qui né sulle tue labbra, la tua parola diventi la mia vita. La tua parola diventi la mia vita. È bello parlare di Cristo, mi sembra d'essere un profeta, mi sembra d'essere un profeta. Pregate, fratelli, perché questa nostra famiglia parrocchiale radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio è Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità il profumo della sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo. Perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Giustino de Jacobis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Crescenzio, i Vescovi suoi ausiliari, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti quelli che durante questa settimana sono morti a causa dell'epidemia, e di tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gesù ci ha mostrato che amare il Padre significa vincere la morte. Rivolgiamoci a Dio pieni della sua fiducia con le parole che Egli stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore della vita, liberaci dal male e dalla morte. La tua pace dia colore ai nostri giorni. Ci renda liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, e così saremo protesi al ritorno di colui che è il profumo, la nostra vita, la nostra risurrezione, finché si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. O forza e rifugio di speranza, o Salvatore nostro Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, quando andasti a risuscitare Lazzaro, ti sei commosso, hai pianto, ti sei turbato. La dolcezza del tuo amore ci commuova interiormente e ci liberi dai pericolosi lacci dell'inganno reciproco. Fa che resi più uniti e solidali dalla condivisione del dolore e della pace, fa che attraverso la pace stessa, che sei tu, contempliamo te nella gloria. Giungiamo al premio promesso e lodiamo insieme a Lazzaro la tua grandezza. Per te, che sei vera pace ed eterna carità, o nostro Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Preghiamo.
Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Dio della vita ascolti il vostro grido di aiuto. Amen. Colmi il dramma di ogni tristezza con la promessa di una vita senza fine. Amen. Vi renda partecipe della sua stessa vita oltre il tempo e lo spazio. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Vi ricordo che giovedì prossimo, 2, primo giovedì di mese, avremo l'adorazione mensile, chiaramente, come potete seguirla, come avete potuto seguire la celebrazione eucaristica, a porte chiuse solo con alcuni collaboratori e operatori cinematografici. È stata inviata anche nei vari gruppi la preghiera, non so se sarà inviata già, o è stata già inviata o dovrà essere inviata, la preghiera notturna per le vocazioni. E mentre domenica, lo diciamo già da adesso, domenica delle Palme, la messa sempre alle 11:30 e alle 18 pregheremo insieme la Via Crucis, proiettando ad ogni stazione quella che ci è stata donata dal maestro Marco Chiucchiarelli, e poi avrete modo di poterla vedere non solo attraverso i mezzi di comunicazione, ma poi mi auguro al più presto da vicino. Durante la Settimana Santa abbiamo portato delle variazioni agli appuntamenti, poi ve li diremo anche domenica prossima, ma anticipo già che in settimana presso i vari centri commerciali più importanti qui intorno, la Despar, l'MD, Tabaccaio e a varie salumerie del posto, Imma, con il panificio, metteremo gli avvisi, gli auguri e anche la benedizione pasquale che i capofamiglia faranno. Quindi andrete a fare la spesa, li troverete al banco quando, o alla cassa, chiaramente. E lì ci saranno tutti gli orari della Settimana Santa, che hanno dovuto subire delle variazioni per non far coincidere quelle del nostro arcivescovo e quelle del Papa. Quindi abbiamo messo degli orari diversi da loro. E ci incontreremo durante quei momenti. Un grazie di cuore ancora a tutti coloro che hanno reso possibile questa diretta. Buona domenica e buon pranzo a voi tutti. E vivete da risorti la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria Stella. Dei Mater Alla, Pace Servirgo, Felix Geni Porta, Ave Maria, Grazia Plena, Ave Maria, Dominus Tecum, Adate Clamat,